Clamorosa l'Olimpico, il Verona fa il colpaccio con la Lazio, finisce 2-1, secondo KO consecutivo per Inzaghi in casa. Ragazzi, clamoroso, anche oggi c'è stata la classica battaglia del Verona, nulla è servito l'assedio finale biancoceleste, il retropassaggio killer di Radu condanna la Lazio all'ennesima sconfitta casalinga, seconda consecutiva dopo il crollo di 2 settimane fa con l'Udinese di Gotti. Anche oggi una gara un po' strana, primo tempo in cui la Lazio parte meglio perché comunque ha una bella occasione con Immobile che però Immobile non sfrutta, Cestina non è da lui sbagliare quelle occasioni per niente, di solito quei tiri ragazzi Immobile li butta dentro e poi comunque si sviluppa per 20-25 minuti una gara estremamente statica, equilibrata a centrocampo, noiosa per alcuni versi, però ragazzi alla fine del primo tempo al 45esimo c'è il gol che sblocca la gara, o meglio l'autogol che sblocca la gara, tiro dalla sinistra che sarebbe terminato fuori di parecchi centimetri e Lazzari nel tentativo, non so, di salvare la palla, non so ragazzi, di buttarla in calcio d'angolo, non ne ho idea, la butta dentro la sua porta. 1-0 per il Verona a 1 minuto dalla fine del primo tempo e nel recupero del primo tempo c'è anche l'occasione sui piedi di Zaccagni per chiudere il match, perché sul 2-0 ragazzi il match sì, magari non sarebbe stato proprio chiuso, però dargli una bella botta anche psicologica alla Lazio, perché se vai 2-0 a fine primo tempo, in 2 minuti segni 2 gol, ragazzi, secondo me la partita l'hai quasi ammazzata definitivamente. Nel secondo tempo la Lazio scende in campo molto molto meglio del Verona e crea subito gioco, ricontinua o ricomincia meglio a macinare gioco, continua ad attaccare in maniera continua veramente ragazzi, in maniera molto molto costante e arriva al gol proprio con Caicedo, un gol non da Caicedo, se quell'occasione mangiata da Immobile non è da Immobile perché di solito Immobile quelle palle le butta dentro, questo gol per me non è da Caicedo, Caicedo fa sempre quel gol di rapina alla fine, quel gol comunque quella zampata, il centravanti degli ultimi minuti, questo è un gran gol ragazzi, veramente un gran gol di Caicedo che la controlla, si gira molto bene e calcia sul secondo palo, gol dell'1-1, partita che ritorna quindi perfettamente in parità, la Lazio però vuole vincere e continua ad attaccare, il Verona cerca invece solo di punire magari in contropiede, però poi c'è quell'errore clamoroso di Radu che fa comunque riandare in vantaggio il Verona, un'azione che sembrerebbe morta, un'azione difensiva, Radu fa questo retropassaggio corto per Reina, recupera palla molto molto bene Tamez che salta il portiere spagnolo e calcia a rete a porta vuota, 2-1 per una doccia gelata per la Lazio, Immobile Inzaghi butta dentro tutti, butta dentro Pereira, Fares anche una grande occasione ma alla fine nessuno segna, vince clamorosamente il Verona che quest'anno non smette mai di stupire, vittoria importante, difficile, tosta a Bergamo, vittoria tosta, ma è comunque importante anche questa all'Olimpico oggi, ragazzi, un Verona che comunque vince spesso, un Verona che adesso sta diventando veramente una prepotente outsider per l'Europa League, io non vorrei dire, ma questo Verona fa paura, ragazzi, fa paura perché è una squadra che sa giocare bene a calcio, a Zaccagni, alcuni giocatori che comunque sanno amministrare bene il gioco e poi è una squadra che sa soffrire come poche altre. Il Verona è abituato proprio a trasformare una partita, la partita in una battaglia in cui si sputa sangue sul campo e secondo me nessuno sa fare questo come il Verona di Juric. Juric è veramente un guerriero e le sue squadre sono lo specchio di Juric. Clamoroso, anche oggi vittoria fondamentale. La Lazio crolla, Lazio che secondo me si è svegliata troppo tardi, dovevi andare in vantaggio nel primo tempo, dovevi giocare meglio nel primo tempo, non hanno buttato 45 minuti nel secondo, poi alla fine c'è stato anche quell'errore che ha condannato Inzaghi. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Noi ci vediamo domani con tanti post partita sempre sulla Serie A. Ciao a tutti!